I always wanted to be a writer since I was a child, and I was ho sempre voluto diventare una scrittrice, novels, da quando ero bambina. Sognavo di scrivere romanzi, ma in qualche modo sono finita a scrivere non fiction. Poi ho sviluppato un fascino per la Russia, che è cresciuto sempre di più, e sono finita a scrivere molto di questo paese. Ora scrivo libri piuttosto copiosi sui viaggi e credo di avere un buon lavoro. Beh, molto spesso è difficile descrivere un paese. Si deve descrivere la politica che governa quel paese, altrimenti è molto difficile comprendere. Penso che questa sia la verità per tutti i paesi, soprattutto forse in Asia centrale, perché nei regimi autoritari così tanto viene controllato da così poche persone e generalmente è anche piuttosto difficile lavorare come giornalista. Le persone hanno paura di parlare, quindi hai anche la sensazione che ci sia qualcosa che puoi chiedere o qualcosa che non puoi chiedere. La politica è semplicemente un argomento che non puoi evitare. A topic that you cannot avoid with two very different answers, because yes, the protests were sparked by economy, as protests and revolutions very often are. I mean, that's also the same for the Arab Spring, and started in Zhanao Shen, which I think was not a coincidence. Due domande in una con due risposte molto diverse, perché sì, le proteste sono state scatenate dall'economia, come spesso succede con proteste e rivoluzioni. È stato lo stesso anche per le primavere arabe. Non penso sia stata una coincidenza che la sommossa sia iniziata a Janausen, dove io stessa ho partecipato a proteste che hanno avuto conseguenze violente nel 2011. E probabilmente le persone a Janausen sono ancora arrabbiate col governo per il modo in cui ha gestito tutto. È stato sorprendente quanto velocemente le proteste si siano diffuse in tutto il Kazakistan e quanto velocemente hanno iniziato a riguardare la politica e il cambiamento del regime. Ovviamente è stata la dimostrazione del fatto che le persone siano stufe del governo. Non penso fosse stato programmato, ma quando la situazione è esplosa, diversi sentimenti sono stati risvegliati. È stata come una piccola scintilla che ha acceso un fuoco. C'era tanta rabbia e sotto sotto le persone erano stufe del regime già da molto molto tempo. Ho passato un periodo molto difficile quando viaggiavo in Kazakistan per trovare qualcuno che avesse a tutti gli effetti votato durante le elezioni, perché tutti dicevano che sarebbe stato un voto inutile in quanto le elezioni non erano libere né giuste. Ed è vero, perché non ci sono mai state elezioni libere in Kazakistan. E ora ciò che vediamo è una nuova generazione ormai cresciuta, una generazione che non ha vissuto nell'Unione Sovietica e che quindi ha altre aspettative su come un paese dovrebbe essere governato. La vecchia elite sovietica è ancora in Kazakistan a governare il paese, quindi i giovani vogliono un cambiamento. Ci sono state tante cose che hanno portato a queste proteste. Quando viaggiavo in Kazakistan e chiedevo alle persone cosa pensassero dell'Unione Sovietica, la maggior parte di quelle che ne avevano memoria hanno affermato di sentirne la mancanza. E il motivo principale da loro dato è che durante l'Unione Sovietica le persone erano considerate più uguali, mentre quello che abbiamo oggi in Kazakistan è una società molto iniqua, con pochissime persone ricche. Nazarbayev e la sua famiglia sono i più ricchi. Dopodiché ci sono le persone appartenenti all'elite che governa il paese, la classe media e tante persone che si sforzano per sopravvivere. Come ho già detto, il Kazakistan è un paese ricco, di elevata classe. I prezzi sono alti quasi come in Norvegia, ma non è più un paese socialista. Quindi ci sono davvero tante persone che si sforzano per sopravvivere. All'inizio è stato possibile essere ottimisti, ma poi dopo Tokayev ha iniziato con la sua violenta linea di pensiero, ordinando di sparare e uccidere rivoltosi senza alcun avviso, dopo aver chiamato i soldati russi del CSTO affinché aiutassero a fermare le proteste. Non penso più che questo porterà a un cambiamento del regime. Ciò che sta accadendo è che Tokayev sta sfruttando l'opportunità di liberarsi dei sostenitori di Nazarbayev per guadagnare il consenso pubblico. Ordering to shoot and kill protesters with no warning
after calling in CSTO. Okay, so all over Central Asia, people who grew up, came to power in the Soviet system are still in power. Tutte le persone dell'Asia centrale che hanno guadagnato potere nel sistema sovietico sono ancora in potere e molti di loro governano ancora nel modo in cui hanno imparato a governare nel sistema sovietico. Ero piuttosto sorpresa che Tokayev avesse chiesto aiuto al CSTO così rapidamente. Ciò non è avvenuto in Bielorussia, dove Lukashenko non ha mai chiesto aiuto a Mosca. Quindi è la prima volta che è stato chiesto al CSTO di intervenire contro la popolazione in un paese. È una situazione molto peculiare. Come ho già detto, la Russia non ha esitato a rispondere. Anzi, lo ha fatto piuttosto velocemente. Immagino ci fosse il buon umore nel Cremlino in quel momento. E credo che Putin debba essere stato molto contento della situazione, perché ciò avrebbe dato alla Russia una maggiore influenza e un grande potere in Kazakistan in futuro. Penso ci siano due motivi, forse di più, ma almeno due motivi per cui Tokayev ha chiesto al CSTO di intervenire. Il primo è che probabilmente aveva paura di non riuscire a fermare le proteste da solo. C'erano dei segnali che lasciavano intendere che le forze di polizia in alcune città del Kazakistan si sarebbero rifiutate di utilizzare il proprio potere contro i rivoltosi. Quindi probabilmente non si fidava delle sue stesse forze armate e della loro lealtà. In secondo luogo, il Kazakistan è un paese molto particolare, di cui tener conto se si guarda la Russia nella regione dell'Asia centrale. Voglio dire, ci sono state proteste, ci sono state rivoluzioni anche in Kirghizistan, ma il Kirghizistan non è un paese importante. Il Kirghizistan è un paese piccolo, povero, che non ha alcun confine con la Russia, quindi non era importante ciò che accadeva lì. Ma in Kazakistan la questione era totalmente differente, in quanto il paese condivide con la Russia il confine più lungo di ogni altro paese nel mondo. Ha anche una vasta popolazione russa, circa il 20%. È un paese molto ricco, possiede petrolio, gas, minerali, ha anche una base di lancio di missili, Baikonur, appartenente alla Russia. Perciò, per il regime kazako, è sempre stato importante mantenere un equilibrio con Mosca e un buon rapporto con i russi, perché i kazaki non sono in grado di difendere militarmente il confine da soli e non hanno nessun altro alleato militare oltre al CSTO in Russia. Quindi forse un motivo per chiedere aiuto era proprio riprendere il controllo anziché aspettare che la situazione sfuggisse al loro controllo. E chissà la Russia come avrebbe reagito. And they do not have any other military allies than the CSTO, i.e. Russia. So maybe one reason to ask for help was to take control instead of waiting for the situation to get out of control and who knows how Russia would have reacted then. Well, Russia is still seeing those former Soviet Republic as its backyard, interfering when they feel they have La Russia vede ancora quelle repubbliche formali sovietiche come il proprio giardino e si intromette quando si sente di doverlo fare. Ma il Kazakistan è molto diverso dalla Georgia, per esempio, o dall'Ucraina. In generale, il rapporto della Russia con l'Asia centrale è sempre stato piuttosto buono, soprattutto col Kazakistan. E come ho già detto, questo succede perché il Kazakistan deve avere un buon rapporto. E si possono dire tante cose su Nazarbayev. Era un dittatore, è stato rieletto anche con il 98% dei voti. Penso che il termine corretto sia proprio dittatore, ma era molto bravo a mantenere la stabilità, molto bravo a mantenere un rapporto saldo con la Russia e molto bravo a mantenere un rapporto stabile tra i gruppi etnici all'interno del paese. Come ho già detto, il 20% della popolazione kazaka è costituita proprio da russi e anche da tante altre nazionalità. Il regime è riuscito a mantenere sotto controllo tutte le tensioni etniche e si può dire che queste ultime possono facilmente crescere in Kazakistan perché la demografia sta cambiando.
Abbiamo assistito a violenze etniche in Kirghizistan, dove ora hanno un presidente molto nazionalista, Japarov, particolarmente legato al proprio paese, il Donald Trump dell'Asia centrale. C'è stata violenza anche in Tagikistan, vi sono state ripetute tensioni a Palmir, e l'anno scorso ci sono stati conflitti tra il Tagikistan e il Kirghizistan, quindi penso che potrebbero esserci tanti potenziali conflitti nella regione, prevalentemente etnici. Al di là di questo, penso che il paese più importante con cui la Russia deve mantenere un equilibrio sia proprio il Kazakistan. Penso che nella situazione attuale, no. La Cina sta diventando sempre più importante economicamente nell'Asia centrale. E proprio come la Russia, anche la Cina guarda all'Asia centrale come il suo giardino. In realtà, Sovietistan stava per essere pubblicato in Cina da un editore a Pechino, ma successivamente si concluse che pubblicare un libro che avesse come tema l'Asia centrale fosse politicamente delicato. Il libro è stato pubblicato in lingua russa, quindi questo dice qualcosa su come la Cina veda questa regione come il proprio giardino, direi soprattutto da un punto di vista economico. La Cina è un paese imperialista, economicamente parlando. Compra paesi, compra risorse, compra potere per se stessa, ma per ora non è stata coinvolta molto militarmente. Ma, se ricordo bene, al confine tra Tagikistan e Afghanistan ora vi sono guardie di frontiera cinesi. Non sono molto sorpresa che la Cina stia supportando il regime del Kazakistan nell'attuale conflitto. È la politica generale della Cina lasciare che i paesi gestiscano i propri conflitti interni come essi stessi preferiscono, senza alcuna interferenza. Tokayev è esperto della Cina e parla cinese. Ha un rapporto molto buono con questo paese. E ora la Cina stessa sta comprando il 20% del proprio gas dal Kazakistan. Quindi non solo la Cina è importante per l'economia del Kazakistan, ma anche viceversa. Has a very good personal relationship. So I think that for now China respects that Russia. È una buona domanda. È difficile da dire, perché quando ci sono state proteste negli altri paesi non sono mai state contagiose. Ma come abbiamo visto in Kazakistan, conflitti di questo tipo possono verificarsi, diventare vivi e diffondersi molto molto velocemente. Quindi chissà, credo che in tutta l'Asia centrale ci siano tante persone infelici e arrabbiate, ormai stufe di essere governate dai vecchi governatori sovietici. Voglio dire, è il caso del Tagikistan, è il caso del Turkmenistan, sebbene finora non sia stato permesso alle proteste di sfuggire al controllo, poiché si tratta di un paese estremamente controllato. Per quanto riguarda il Kazakistan, sarà molto interessante seguire la vicenda. Sembra che le proteste siano sotto controllo per ora, ma, voglio dire, hanno dovuto usare estrema forza per fermare le proteste. Perciò il regime ha mostrato di essere disposto ad andare molto molto lontano. Probabilmente vogliono anche dare un esempio per il futuro. Non andate in strada per protestare o vi uccideremo. Questo è sostanzialmente ciò che stanno dicendo. Ma la rabbia che abbiamo visto in Kazakistan negli ultimi giorni sta diventando ora sempre più grande. Quindi la situazione è stabile, ma penso che potremmo usare l'immagine di una pentola che bolle, sulla quale è possibile mettere un coperchio, ma la pressione all'interno continua a crescere ancora e ancora. Do not...